buonasera agli amici di Gallura News. Come promesso, siamo arrivati a destinazione, la casa che è dietro alle mie spalle, infatti, è la casa della signora che miracolosamente scampata all'alluvione del 18 novembre del 2013. Sicuramente ci ospiterà, abbiamo preso un appuntamento, sicuramente saprà raccontarci una storia che ha dell'incredibile, ma fortunatamente è una storia che si è conclusa bene. Seguiteci. Messo. Buonasera. Buonasera. Prego, accomodatevi. Ed eccoci qua. Eccoci qua a casa di questa ragazza che è giovanissima, solo 26 anni. Si chiama Veronica Gelsomino. Veronica Gelsomino, che adesso stiamo inquadrando con il suo piccolo bambino di pochi mesi. Veronica Gelsomino ha una storia meravigliosa da raccontarci, drammatica e meravigliosa allo stesso tempo. Drammatica perché è una storia che nasce in una giornata terribile per la Sardegna e soprattutto per questa zona della Sardegna, per la Gallura. Ricordiamo il 18 novembre del 2013, l'alluvione che ha spazzato via non solo case, abitazioni e quant'altro, ma anche 16 persone, 16 vite umane che si sono perdute. E Veronica è tra le fortunate che è qui a raccontarci questa storia meravigliosa. Intanto cominciamo a conoscerla. Intanto grazie Veronica di averci ospitato in questa casa nelle campagne tra Prieto e Telti, insomma la zona si chiama Valentino, tu abiti qua da un po' di tempo o da sempre? No, da 6 anni. Da 6 anni che ci abiti. Questo bambino che tieni tra le braccia è Francesco, tuo figlio. Ecco, cominciamo a ricordare questa giornata che è stata per te drammatica. Sì, drammatica ma anche fortunata, visto come è finita, sono stata fortunata. E stavo lavorando, mi hanno iniziato a chiamare per dirmi di rientrare a casa, che stava piovendo tantissimo e io, come al mio solito, ho un pochino minimizzato il tutto. Ho detto che ogni volta che c'era brutto tempo dovevo rientrare, non ero io la mia datrice di lavoro, ma era un'altra persona, quindi dovevo chiedere e poi vedere un pochino. Così ho fatto, verso le 5:20 sono partita dal centro commerciale Gallura dove aveva la sede il mio ufficio e sono partita verso Prieto. Arrivati al ponte di Santa Maria c'era molta acqua, ma poi sì, la strada era molto molto brutta, stava sempre piovendo, sia lì nella strada di Santa Maria c'erano tronchi, c'erano fioriere, c'era di tutto, si passava uno a uno dove aveva straripato il fiume. Ma io ero tranquillo, ho detto vai, è passato qua, comunque a Montepino non succede niente, sono vicina. E quando sono arrivata all'altezza della dighetta di Montepino, lì la chiamata di mia suocera dicendomi di non passare da una via del paese, ma da un'altra perché anche in paese aveva fatto qualche disastro, diciamo, ma tutto nella norma, c'erano sassi però in mezzo a strada, quindi con la macchina... diciamo per noi nuova, ce l'avevamo solamente un anno. Che macchina era? Un Alfa 147. Gli ho detto va bene, tanto sto per arrivare, sono vicina. E invece dopo quel momento io ho visto solamente che non c'era più la strada. Non ti sei assolutamente accorta di che non ci fosse la strada? Oppure non hai fatto in tempo a fermarti prima? No, io sono arrivata e... c'era proprio la terra rossa e io ci sono caduta dentro, perché io non mi ero neanche resa conto di essere arrivata fino a quel livello, perché per me
era molto prima ecco, ti volevo... dove era caduto il ponte qualche anno prima, lì sempre a Montepino. Ti volevo fare una domanda. Per arrivare qua, dove ci troviamo a casa tua, si può scegliere di passare da una parte o dall'altra, giusto? Mi sto Sì. sbagliando, ecco. Tu hai preferito passare dalla strada che poi era quella purtroppo di Montepino. Potevi anche passare dalla vecchia strada. Ma è No, una strada più lunga sì, per te. inusuale per noi. Per voi è Sì, inusuale. perché comunque Nonostante per io. raggiungerci, per venire qua, abbiamo fatto l'altra strada, noi perché ci viene forse più Sì, comodo. sì, sì. È più comodo magari passare da là, ma noi passavamo sempre da Montepino comunque. Era più corta e comunque io passavo spesso in paese sia da mia suocera sia dai miei genitori, perché comunque loro abitano là, quindi passavo quasi tutte le sere. E poi una volta che tu sei purtroppo caduta dentro questo burrone, intanto se hai idea di che volo hai fatto, quanta distanza hai coperto, poi vabbè, insomma, se eri al corrente di quello che poteva succedere. No, 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 io mi sono, cioè, mi sono resa conto che ci sono scesa in un buco che non c'era più la strada. Quello sì, me ne sono resa Ma conto. sei precipitata, sei scivolata giù, Sì, no, hai fatto proprio proprio. un volo morto, No, no, diciamo. no, proprio sono caduta piano Piano piano. piano, Cioè, ecco. io ricordo l'ora esatta che erano le 6 meno 10, ricordo a quanti chilometri orari ero, cioè io ho visto proprio il cruscotto, ho fatto in tempo di farmi il segno della croce, questo è un film, e poi mi sono ritrovata dentro la macchina, ma giù. Veniamo a questi momenti drammatici, mentre tu praticamente stavi facendo i conti della tua vita e probabilmente anche i conti con qualcosa di tragico che poteva succedere. Hai pensato, a parte quello che poi ci dirai, che so che hai pensato certamente che è stata una cosa fortunata e positiva, hai pensato in quel momento che lì la tua vita era finita? Sì, Ne eri cosciente? Eri sommersa da fango, io acqua. la prima cosa che ricordo quando ho aperto gli occhi, mi sono levata una pietra che avevo sopra il petto e d'istinto l'ho buttata fuori, ho sentito che c'era l'acqua e poi scavavo in macchina per cercare il telefonino di chiedere aiuto e poi urlavo La e tua macchina si basta. era aperta? Sei riuscita ad aprire la portiera della macchina? No, io ero sotterrata completamente Sotterrata fino al collo, completamente. sì, avevo solamente il braccio destro fuori. Il braccio sinistro, quando mi hanno salvata, era girato nel sedile di dietro, praticamente ce l'avevo messo di così ed era rotto. Ed è, diciamo così, il danno più evidente, a Sì, parte quello psicologico, sì, che hai subito nel momento che è successa questa sì, sì. Sì. tragedia. Hai avuto coscienza che dentro quella baratro c'era anche un'altra macchina con delle persone decedute purtroppo. No, io la macchina di quelle tre persone che sono morte, io ho un ricordo vago perché poi ci fai caso e Sì. controlli se l'avevi vista. Io l'ho vista passando nel ponte Santa Maria, quindi io ero ferma allo stop, io li ho visti passare in fuoristrada. Può essere quello come può non essere quello, non lo so perché era riconoscibile poi anche sotterrato, quindi. A me all'altezza sempre della dighetta mi ha sorpassato una macchina, quindi quando sono arrivata io ho dichiarato che per me c'era un'altra macchina. Invece questa macchina è stata fortunata, è riuscita a passare a quanto si sa, nell'altra corsia. Capito. Quanto tempo è trascorso lì prima che arrivassero questi soccorsi, insomma, questi due agesi, che so che sono due Più agesi, un ragazzo di più Olbia, un ragazzo di sì. Olbia, che No, credo facesse parte comunque della dei Vigili del no, 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 Fuoco, no, no? no, Ecco, non è sono sempre. intervenuti i No, Vigili no, del no, no, Fuoco. no, no. Ecco, questi due È ragazzi, tutta una cosa ma è tutta dei più. media che hanno Non detto c'entrava non nulla. c'entrano niente, anzi, hanno solamente, per come la penso io, intralciato il fatto di essere io a casa, in ospedale prima e di. Non subirmi un pochino tutto il freddo che ho subito, che non mi hanno, che mi hanno fatto patire perché la legge prevede il fatto che se non chiamano l'ambulanza e non scendono i soccorsi non si può muovere la persona. Questi tre ragazzi sono arrivati, uno è Mario, ed è un padre di famiglia con due bambini piccoli, tra cui uno di questi più piccolino.
era in macchina con, nel furgone con la moglie quando è venuta a soccorrermi, e questi due ragazzi di Agius. Quando erano di passaggio, loro stavano rientrando. A bordo avevano anche degli strumenti atti a quello che poi insomma. Delle corde. Avevano delle corde. La prima cosa ci che voleva coraggio, fatto... secondo te, a calarsi giù? Sì. Loro si sono calati dalla parte, diciamo, di Ulbia. Sì. Hanno messo le corde e hanno attraversato il fiume. E poi quando mi hanno tirato fuori, Mario si è levato anche i giubbotti, anche se comunque erano un pochino bagnati, me li ha messi addosso per comunque tenermi strette le braccia, perché comunque per stringermi le braccia, perché per me erano entrambi rotte. E quando mi hanno poi risalito, loro tentavano di risalirmi e hanno fatto un centinaio di metri a quanto mi hanno detto, e poi hanno fatto la sedia e mi hanno portato su. Solo che io non reggevo comunque con le gambe, non reggevo, e alla fine gli ho detto: appoggiatemi, perché vi fate male anche voi, perché risalire in mezzo al fiume che stava sempre scendendo, c'erano sassi, non si vedeva niente, comunque non era possibile portarmi più su. Quando poi mi hanno appoggiato sopra degli accumuli di terra che si erano formati, dei sassi, per andare a chiamare aiuto, hanno fatto a turno. Mario è salito a rassicurare comunque la moglie e il figlio, che non aveva neanche un anno, e a rassicurare che andava tutto bene, che ero viva. E va bene, nel frattempo comunque si erano anche resi conto che c'era un'altra macchina, quindi uno dei tre è andato a controllare, ma purtroppo non c'era niente da fare, perché comunque era accoppottata e non si sentiva niente. E avevano chiesto anche a me se ho sentito qualcosa, ma purtroppo non avevo sentito niente, c'era talmente tanto il rumore dell'acqua che non si poteva sentire granché. Senti, poi chiaramente hai avuto modo di incontrarli, questi due ragazzi di Agius, con questo Mario che era una persona che già conoscevi. La famiglia, conoscevo la famiglia, ma non lui personalmente, in famiglia sì, lo conoscevo. Questi due ragazzi di Agius poi li hai avuto modo di rivedere? Sì, siamo sempre in contatto, ci chiamiamo spesso, ci incontriamo comunque sempre. Appena possiamo ci rincontriamo, anche quando è nato il bambino comunque sono venuti, c'ho un bel rapporto, perché anche grazie a loro comunque anche Francesco è qua. È qua. E veniamo adesso proprio a questa bella creatura che c'hai tra le braccia. Nel momento del dramma, nel momento in cui tu praticamente stavi facendo un po' i conti con la tua vita e con la possibile morte, ti sei invocata a qualcuno, a una persona per te molto cara. Sì, un mio amico che è morto 18 anni fa. Morto 18 anni fa e sono sempre stata legata, anche perché mio padre, come lui aveva l'anemia mediterranea, mio padre donava il sangue proprio per lui. E io quando è morto gli ho promesso che mio figlio si sarebbe chiamato come lui, Francesco sarebbe chiamato come lui, e che se io morivo lì dentro comunque nessuno l'avrebbe mai chiamato come lui, anche perché degli altri amici giustamente per scelta non l'hanno fatto così, ma io ho una promessa anche piccolina, però era una cosa da mantenere. Veronica, nel caos dei sentimenti che arrivano in quei momenti, che bisogna provarli quindi per sapere che tipo di sentimenti si tratta, qual è la cosa più importante a cui hai pensato? Al mio fidanzato. A Tommaso? Sì, perché comunque convivevamo già da qualche anno, era una cosa che gli ho sempre detto, che tanto mi doveva capitare qualcosa. Perché lui... hai avuto sempre questa sensazione? C'è sempre avuto questa sensazione da sempre. E io lo dicevo sempre: se mi capita qualcosa, non siamo sposati, tu non hai nessun diritto, e
quant'altro. La settimana prima io avevo sognato anche che cadevo dentro questo burrone, ma non avevo visto la fine. E loro mi dicevano sempre: sei la solita pessimista Cioè, tu che hai tu. sognato Sì, quello che sì. poi ti è capitato. Sì. Però A che cosa non ho visto la fine. La fine le hai l'ho vista. attribuito questo tipo di sogno quando ti sei svegliata? E sicuramente non era ancora successo niente. E nulla lasciava pensare che sarebbe Questa è la successo. settimana prima di domenica, gli ho fatto. Ho sognato questo, ero con mia comare e il marito qua nella casa a fianco e loro: sei sempre la solita, mamma mia, pessimista, sono sogni, non. Vabbè, sono sogni, invece poi il sogno per fortuna è andato a buon fine. Certamente. Però c'è stato. E poi vabbè, c'è stato il soccorso in ospedale, sei Sì, arrivata in ospedale a Tempio. sono arrivata in ospedale a Ospedale a Tempio. Tempio e ci sei rimasta per quanto tempo? Allora, la prima volta 2 settimane. Poi settimane. 2 settimane, poi mi hanno mandato a casa perché stavo iniziando a essere una paziente poco, Poco paziente. poco paziente. Sì, poco paziente, mi hanno mandato a casa e poi ho rifatto un altro intervento la settimana, dopo 3 settimane praticamente, quasi un mese dopo il primo intervento, ho fatto il terzo intervento. E poi nel susseguirsi poi vari interventi che ho fatto, altri due. Fino al giorno che il tuo fidanzato Tommaso ha deciso, lui Sì. o avete deciso assieme, cioè tu glielo No, dicevi sempre, dobbiamo sposarci per mettere a posto la nostra storia, per i diritti e tutte queste belle cose, però chi è che voleva sposarsi prima? Tu e lui no? lui, non c'è la necessità, tu c'è sempre questa cosa del fatto che ti deve succedere qualcosa e io, vabbè. Invece, 2 giorni dopo è arrivato in ospedale la mattina, come tutte le mattine da quando avevo avuto l'incidente, è arrivato, ho deciso una cosa, appena esci dall'ospedale ci sposiamo, almeno in comune ci sposiamo, perché sposarci comunque in chiesa sono cose un pochino lunghe, quindi non riusciamo Ci vuole più adesso, quindi tempo. per il momento ci sposiamo in comune appena esce l'ospedale E così è e stato. appena potremo, visto il via libera dei medici per le gravidanze, avremo un Ecco, la tragedia è successa il 18 novembre, poi ti sei sposata in bambino. quello Il stesso 21 di anno, il 21 dicembre. dicembre, Sì, quindi sì, un sì. mese, poco più di un mese, Sì, ed sì, eravate sì, sì. già marito e moglie. Sì, ancora con il gesso e quant'altro, però ci siamo sposati. Senti, che legame c'era tra te e Francesco, quel ricordo che poi di questo amico che ti era scomparso 18 anni prima? Un legame come un fratello, cioè, sono nata lì, sono nata con lui, andavamo al mare assieme, facevamo moltissime cose assieme di famiglia. E con lui c'era un legame speciale perché era una persona speciale per me. Francesco quando è nato invece? Francesco è nato il 10 di settembre Di quest'anno. di quest'anno, facendosi desiderare alla 41esima settimana più 3. Non voleva nascere, vero? Non aveva intenzione di arrivare. Dopo 8 giorni dalla scadenza. Quando ripensi a quel giorno, intanto se ci ripensi, chiaramente è un ricordo che non puoi cancellare. È un ricordo che tantissimi dicono di cancellare, ma purtroppo non è facile cancellarlo. Non è facile cancellarlo, vero? Perché comunque. Perché comunque nella vita quotidiana un handicap che mi ha lasciato comunque al braccio sono 18 punti di invalidità. E un braccio che moltissime funzionalità non si possono fare, non si possono fare molti Non si può più sforzi, recuperare una certa funzionalità del braccio. non si può recuperare. Ho recuperato tantissimo, ringrazio tantissimo l'ospedale di Tempio comunque che mi ha assistito, mi ha accudito, ha fatto di tutto anche per mandare i miei documenti anche fuori dalla Sardegna tramite il medico che mi ha sempre assistito, che è il dottor Farris, che
da tutti gli interventi, quasi tutti, perché prima l'ha fatto il primario, poi gli altri li ha sempre fatti lui e mi è stato molto vicino, sia come medico sia come persona, perché capiva tantissimo comunque il fatto di aver paura di tagliare il gesso, di togliere solamente i punti, solamente il pensiero di rifare un altro Un altro intervento. intervento. Quindi con tantissima pazienza che hanno avuto tutti, perché comunque all'inizio avevo entrambe le braccia immobilizzate, quindi questa vabbè era gonfia più che altro perché comunque ho avuto tantissimi vetri, però questa comunque era rotta e quindi avevo il gesso, non riuscivo a muoverla. Ho avuto parecchi problemini, non era una semplice rottura di braccio come si sospettava, ma c'è stato problemi al gomito, problemi di calcificazione perché a me si è bloccato comunque, tra virgolette, l'organismo, non riuscivo più a calcificare. Quindi Tu ho avuto credi in Dio, tanti. Veronica? Sì. Sì, Sei molto devota, abbastanza credente. abbastanza credente. E quanto pensi ci sia di spirituale in questa tua vicenda? Qualche cosa che è legata non a chi poi concretamente ti ha tirato fuori da morte sicura? Tanto, tanto. Sono magari una delle tante persone che alla fine non sono sempre in chiesa, non sono sempre in chiesa, ma ci credo tanto, ci credo a modo mio, anche sbagliando, perché sicuramente il catechismo non ci insegna quello, però. Sono devota a Dio a mio modo e Lui mi ha dato una seconda opportunità. Mi ha dato una seconda opportunità non facile, perché comunque la mia vita non è mai stata facile e non lo è neanche tuttora, perché comunque siamo entrambi senza lavoro, anche con un bambino Tu non hai ripreso il che. tuo lavoro? No, poi è scaduto il contratto Era un e contratto a non. Sì, termine. era un contratto a termine, non è stato rinnovato, anche perché sono stata tantissimo tempo in infortunio. Comunque l'impossibilità anche di avere un'altra macchina per questioni anche economiche, perché sono stata un anno e mezzo, l'infortunio comunque era minimo, il salario era minimo anche perché non prendevo cifre neanche esorbitanti al lavoro, quindi in proporzione era dato dall'INAIL. Capito. Quindi noi fino al mese prossimo stiamo continuando a pagare la macchina, non c'è stato risarcito niente. A parte qualche soldo dell'assicurazione che sono state spese poi per spese mediche, che sono stata un anno e mezzo, ripeto, in infortunio, quindi ci volevano soldi anche per andare avanti, perché comunque impegnava anche mio marito a accompagnarmi quando non era mia madre, comunque con tantissime spese mediche e tra virgolette non c'è stato nessun riconoscimento, nessun. Niente di niente, anche perché l'udienza era il 16 di settembre, dove io non ho partecipato perché ero uscita dall'ospedale il giorno prima, ma dove il mio avvocato alla fine non sono arrivate le notifiche quando a me, che ero solamente la parte lesa, è arrivata 2 mesi prima, agli altri che erano gli accusati non è mai arrivata la lettera da parte del tribunale e quindi è stata rinviata al 19 di gennaio. Tutta questa vicenda dell'alluvione di Olbia non si è ancora conclusa, gli strascichi diciamo così, legati da un punto di vista penale sono ancora sono tutti in evoluzione, quindi non si sa bene chi pagherà E se per ciò che e pagheranno? se pagheranno. Ma c'è una cosa, un aspetto ancora drammatico da sottolineare, che tutti gli aiuti che sono arrivati non solo dalla Sardegna, ma dal resto d'Italia, perché c'è stata veramente una catena umana di solidarietà da tutte le parti, anche gente dello spettacolo che si sono dati da fare per organizzare, per cercare di arrivare a raccogliere qualcosa per degli alluvionati. Questi soldi poi per un discorso politico legato a un patto di stabilità sono ancora fermi, non sono ancora stati consegnati. Di conseguenza anche il comune si ritrova impelagato con la ricostruzione, ma
ciò che la gente chiede, che c'è anche un aspetto di giustizia umana, queste 16 vittime, di cui sono 12 in gallura, avranno, secondo te, Veronica, avranno un domani giustizia? Secondo me mai. Secondo me sono state dimenticate, non... da tutti sono state dimenticate, sia dalla politica, sia... ma sia anche dalle persone comuni, perché l'unica frase che le persone riescono a dire è: bisogna andare avanti perché la vita è questa, ci mancherebbe, ognuno va avanti. Anch'io sono andata avanti, mi sono sposata, ho fatto 6 mesi di fisioterapia durissima a tempio, ho continuato la mia vita normale, mi sono sempre impegnata e quant'altro. Però la vita sì, va avanti per tutti, ma nessuno può capire quanto una cosa del genere ti segna. Ha segnato me che sono viva, ma ha segnato anche le persone che hanno perso figli, che hanno perso i propri genitori lì dentro, o tutti quanti. Io ogni giorno ricordo, perché comunque vado a prendere solamente il bambino, mi fa male il braccio la mattina, quindi ricordo che mi è successo. È difficile da dimenticare, si va avanti, perché si va avanti con qualsiasi cosa, si va avanti. Però queste persone sono state dimenticate, perché anche solamente le persone che hanno le colpe, o comunque che hanno fatto un errore, perché comunque fare un errore è umano, siamo tutti umani, quindi, ma prendersi la propria responsabilità di fronte a delle cose che hanno fatto, bisogna prendersi la propria responsabilità, non trovare dei cavilli pur di non pagare, far passare gli altri per deficienti, perché stiamo passando per deficienti, persone che ci vogliono lucrare sopra un danno. No, io non voglio lucrare sopra niente, l'ultima cosa che voglio fare. Però sono stata 2 anni pagandomi una macchina che nessuno mai mi riderà e che nessuno mai mi ha pagato, che ho continuato a pagare con le mie forze, e che la macchina, ok, è un bene materiale, le persone sicuramente non vanno ricompensate con dei soldi, i soldi non faranno la felicità, però c'è qualcuno che deve pagare, anche se non ci sono dei soldi, ma devono pagare. Lo dicevi prima, Veronica, ti ritrovi senza lavoro tu, e tra l'altro col bambino così piccolo saresti anche impossibilità da recuperare, a riprendere il lavoro, l'attività che facevi prima, e se senza lavoro anche tuo marito. Sì, lui ha avuto dei problemi di salute e ha dovuto lasciare l'anno scorso il lavoro di guardia giurata perché aveva 2 ernie del disco, e per fare l'onesto ha preferito farsi scadere il contratto e curarsi, invece con la speranza che comunque lo richiamassero, invece è stato vittima della sua... onestà. E quasi sempre si rimane. E non è stato ripagato. Onestà. Non è stato ripagato ed è andata così, però siamo abituati a lottare, si continua. Si continua a lottare, Veronica. È sempre difficile in queste situazioni avere la speranza, però tu ne sei la testimonianza, la speranza c'è sempre. Forse ce l'hai anche tra le braccia questa speranza. Sì, sì. Il tuo conforto, credo, giornaliero. Se non ci fosse Francesco adesso nella tua vita? Se sarebbe continuato ad andare avanti, avrei cercato un lavoro con la possibilità che mi dà il mio braccio, ovviamente, perché non tutti più i lavori li potrò fare. Però si andava avanti comunque. È stato voluto, è stato cercato comunque il bambino. Perché era giusto chiudere il cerchio dall'incidente, non per altro, sarebbe comunque continuato a vivere come abbiamo sempre fatto. Ti sono stati vicini tanti in questi 2 anni, insomma, di vita, i primi mesi soprattutto piuttosto difficili. Se dovessi dire grazie in modo particolare a qualcuno? A mio marito, perché mi sopporta tutti i giorni e mi ha sopportato
dal giorno dell'incidente ha avuto una forza che non pensavo che avesse. Non la Vabbè, conoscevi prima questa no, forza. no. Era molto sulle sue, aveva un carattere così. E alla mia famiglia, ovviamente, Immagino al personale sanitario dell'ospedale che ti ha sì, accudito, non sono quelli. tantissimo a loro, che anche loro hanno avuto tanta, ma tanta pazienza. Certamente. Un grazie infinito sarà sempre a dottor Farris, perché è stato magnifico. Dottor Farris e alla mia fisioterapista Antonietta, ovviamente a tutti, non escludo nessuno, però ovviamente loro mi hanno seguito per tanti mesi e anche mia comare, comunque che mi è stata vicina, abita qua vicino, quindi mi è stata tanto vicino, diciamo in generale comunque i parenti ci sono stati E tutti. poi a settembre, condannato Francesco, le forze che sembravano quasi terminate si sono improvvisamente decuplicate come Sì, minimo. no, adesso Ti vedo si insomma anche abbastanza va. sorridente. Sei No, comunque una no, persona no. ottimista. Hai parlato prima di essere una persona negativa, ho pensato al peggio, però Sì, ti vedo io molto ottimista. sono una persona negativa di mio. Perché Ce l'hai istintiva sì, istintiva. questa negatività. Negativa perché il bene se deve arrivare meglio, sei più tranquillo, ti fa Un po' fatalista, piacere. diciamo, dai. Sì, Credi un po' nel perché destino, dai. sì, Quello che ti è successo fa parte del tanto. destino. L'avevi sognato L'avevo sognato, doveva ed capitare, è dovevo uscirne capitato. così E così è e stato. così è stato. Va Si va bene. avanti. Io, Veronica, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata. Abbiamo proposto un'altra storia, un altro personaggio, una bellissima storia, un bel racconto. Di una nuova amica che speriamo diventi anche l'amica di chi ci segue e di chi ci legge. Io ti ringrazio ancora. Saluta tu per conto mio tuo marito Tommaso, che non so se riusciamo a No, vederlo, no, probabilmente no perché sicuramente sarà no, fuori. perché ha del bestiame, quindi Ho è al capito. bestiame in E questo giustamente, momento. almeno quello Sì, c'era sì, sì, il sì. lavoro. E poi questa bella creatura che speriamo di vedere grande con una Che madre, così come adesso, dormiglione. sorridente. Grazie, Certo, Veronica. grazie.